space or space economy. Scientific method for social equality. Every kind of transition is about damn time. The planet is shared by all of mankind. Questa sera siamo felicissimi di avere con noi Guido Dalla Casa, è un vecchio amico del movimento Zeitgeist, ha ispirato tante delle nostre, chiamiamole battaglie, ma anche delle nostre azioni, della nostra volontà di cambiare le cose, ecco. E allo stesso tempo ci ha dato veramente un nuovo impulso, nuove idee e siamo entrati perfettamente in sintonia dal primo momento in cui l'abbiamo conosciuto. Io e Davide in particolare l'abbiamo conosciuto qui a Milano ad una sua conferenza e subito abbiamo capito che c'era qualcosa che risuonava profondamente sia con ognuno di noi e sia sicuramente con il movimento Zeitgeist. Dicevamo che Guido è uno dei maggiori promotori dell'ecologia profonda in Italia. Adesso appunto gli chiediamo, giustamente, visto che era un po' di tempo che non lo vedevamo di persona e ci sembrava veramente un peccato non riallacciare in qualche modo o rinfrescare il nostro pubblico sulle cose bellissime di cui si occupa Guido, ti chiediamo la cortesia di ribadire in cosa consiste l'ecologia profonda, da cosa trae ispirazione e quali sono i suoi obiettivi. Grazie. Grazie a te Veronica, ti ringrazio di questo invito vivamente, mi sentite? Sì. Io parlerò dell'ecologia profonda come è nata in Occidente, perché in realtà l'atto di nascita formale, però ripeto formale, è un articolo del filosofo norvegese Arne Næss del 1972, che però raccoglieva delle conferenze del 71, comunque in quegli anni. Tra parentesi, io mi diverto a chiamare gli anni 70 del secolo scorso, l'ultima chiamata, perché erano successe diverse cose, si parlava di queste cose, poi è calato il silenzio. Allora, ricapitolando, possiamo ricominciare da capo e spiegare da cosa nasce l'ecologia profonda, quali sono i suoi principi. Grazie. I principi sono che la posizione della nostra specie natura è una specie animale, che differisce anche facilmente classificabile, classificata nella classe mammiferi, ordine primati, il comportamento è abbastanza simile geograficamente come gli altri primati, quindi è però legato a un tutto che è il complesso degli esseri senzienti, poi può anche chiamare in altro modo, comunque è più della somma delle sue parti, è un qualche cosa che è un'entità che è anche spirituale, cioè è anche mentale. Adesso non facciamo certamente a tempo, però questa introduzione della mente nella natura proviene anche dalla fisica moderna, cioè quando si introduce l'osservazione è un fenomeno mentale e quindi la mente è ovunque. Questo è chiaro che l'ecologia profonda è una forma di panteismo, di animismo, quindi alla lontana, come dicevo, prima è nata in Occidente in quel modo lì, però gli sciamani dei Lakota, gli sciamani siberiani o molti popoli nativi si comportavano di fatto in modo ecologico profondo, diciamo, perché percepivano la loro appartenenza alla natura. L'Occidente invece si è staccato e ha cominciato a ritenersi staccato dalla natura. Quindi questo diritto a una vita, all'autorealizzazione, è di tutti gli esseri senzienti. Gli esseri senzienti che sono gli altri animali, le piante, gli esseri collettivi anche, gli ecosistemi o la terra intera. La terra intera, quindi, il primo valore dell'ecologia profonda è il benessere di tutto il complesso. Il benessere della terra, se vogliamo usare un termine un po' veloce, ma insomma, della terra nel suo aspetto vitale, nel suo aspetto, diciamo, gli ultimi 30 chilometri, non interno. Vabbè, comunque... Credo che questo appaia già con una forte differenza rispetto alle visioni dell'Occidente, che ha sempre pensato l'uomo al centro e tutto il resto al servizio dell'uomo e quindi ha considerato tutto quello che ci sta attorno come risorse, ma non c'è nessuna giustificazione a questa posizione, cioè in realtà non c'è nessuna giustificazione ed è la posizione che ci ha portato ai guai attuali, insomma. Quindi il valore in sé di tutte le entità naturali, che quindi non hanno un valore in funzione umana, cioè non sono una foresta, un essere sentiente, non è legname,
fanno togliere anche il concetto di ambiente, perché ambiente fa pensare sempre a qualche cosa che ci sta attorno, che noi dobbiamo salvare in quanto è utile a noi, lo fa venire spontaneamente. Mentre l'ecologia profonda non parla di ambiente, ma parla di complesso di essere senziente, o essere senziente anche complessivo. Questa visione sistemica, questa visione olistica potrebbe essere anche applicata in pratica a tutti i problemi che ci sono davanti, cosa che non viene fatto, non viene fatta mai. Oltretutto, la nostra civiltà ha poi introdotto la valorizzazione tramite il denaro che ha portato tutto a, diciamo, a catastrofe. Cioè, l'ecologia profonda presuppone il fatto che il denaro non esiste, cioè al limite dovrebbe abolire l'economia. Adesso parlo un po' velocemente, ma insomma. Una cosa che è alla base, anche se ci sono, la Nunez diceva che ci possono essere molte filosofie, cioè non è che sia un unico pensiero, però si inquadra in un unico quadro, la parte di maggioranza, diciamo, considera la natura come qualcosa di sacro, come consideravano molte delle popolazioni native. Popolazioni native a cui dovremmo anche ispirarci un po', perché l'idea del progresso è un'invenzione dell'Occidente praticamente. Quindi sono esistite 5.000 culture umane, dovremmo tenerne conto. Quindi la natura è qualcosa di sacro. Il fatto, tutta questa visione comporta una visione ecocentrica rispetto, perché nei riguardi di questi problemi, potremmo distinguere, anche se gli schemi sono sempre schemi, insomma, distinguere una visione di tipo antropocentrico, che è quella che dobbiamo, tra virgolette, combattere, perché è quella del nostro mondo, una visione biocentrica, cioè che pone al centro tutta la vita, però la visione più ampia è la visione ecocentrica, che porta a una nuova morale, l'etica della Terra. L'etica deve riguardare gli esseri senzienti, la terra intera, anche gli umani, ma come una parte del resto, non solo gli umani, come è visto dal nostro mondo. Vedete quindi che la visione del mondo dell'ecologia profonda è molto diversa dalla visione del mondo antropocentrica dell'Occidente, e in particolare della civiltà industriale, che è l'espressione attuale dell'Occidente nata 2 o 3 secoli fa. E secondo le conseguenze dell'ecologia profonda è chiaro che la civiltà industriale è incompatibile col funzionamento del sistema più grande di cui fa parte, cioè è incompatibile, quindi tutti i provvedimenti che cercano di salvare la civiltà industriale sono destinati al fallimento. Cioè, questa civiltà non è che può essere sostenibile, poi lo chiamiamo sviluppo. La parola sviluppo e la parola sostenibile sono incompatibili l'una con l'altra, almeno considerando la parola sviluppo come viene considerata come sinonimo di crescita. Non lo è, però di fatto è stato considerato così. Quindi non è possibile qualche cosa che cresce in un sistema finito. Adesso questo è un linguaggio materialista, ma l'ho usato per essere più chiaro. Ora, dicevo che quindi l'etica dovrebbe riguardare l'etica della Terra, cioè dovrebbe riguardare primo valore è il valore del totale degli esseri senzienti. Ma guardate che non è una cosa poi che potrebbe sembrare così strana, perché siccome la Terra si comporta come un organismo, qualcuno dice che è un organismo, ma comunque si comporta come tale certamente, e si comporta come un organismo, un animale, un di noi, insomma. Allora, qual è il valore primo? È salvare l'organismo, non salvare le sue singole cellule. Cioè la civiltà industriale si comporta anche come andamento matematico come le cellule del cancro, perché vogliono sostituire le altre cellule e quindi vorrebbero, diciamo, distruggono l'organismo alla fine, insomma. Questo non è mai stato recepito fino in fondo, perché è chiaro che qualunque, diciamo, politico, qualunque che appaia, che vada a dire: guardate che la civiltà industriale è fallita perché è incompatibile con la vita dell'organismo di cui fa parte, probabilmente ha paura del panico, non lo so, però non, o non sa niente, non lo so, questo non lo so.
l'incompatibilità della nostra civiltà col complesso degli esseri senzienti lo si può vedere anche da teoria dei sistemi. È uscito anche un libro che tra l'altro non mi risulta sia stato contestato, intitolato Assalto alla Terra, Assalto al pianeta, nell'anno 2000, dove si dimostra che il sistema economico, che ha una sola variabile, che è il denaro, è impossibile in un sistema complesso come la Terra intera, che è un sistema complesso a molte variabili. La teoria dei sistemi complessi è recente, degli ultimi 20-30 anni. Comunque si può dimostrare che l'economia non può vivere a lungo in un sistema complesso a molte variabili come la Terra. Questo può dire, ma c'è, sì, c'è da un secolo o due che per la Terra sono tempi del tutto irrisori. C'è un ramo dell'economia, così si può dire, che è quello della decrescita, abbastanza noto, il padre Nobel e Tesla Tusk, però recentemente anche lui non parla più di decrescita, ma parla di abolizione dell'economia. Quindi il termine però secondo me evoca una certa negatività, perché decrescita sarebbe dire a crescita, oppure bisogna smettere di parlare questa parola che tanto usano, è impossibile. C'era stato uno studio sistemico nel secolo scorso, forse l'unico che sia stato fatto seriamente, per carità è perfettibile, si può rifare, si può fare tutto quello che si vuole, che era intitolato I limiti dello sviluppo. Bene, non se ne può più parlare, neanche più parlare, perché faceva delle proiezioni in avanti che avevano dei tipi di collasso a partire dal 2020, pensate 50 anni fa. Infatti così è successo, che sta succedendo tutto, ma non se ne può parlare pubblicamente. Cioè si può, finché siamo in 50, in 100, ma a 10 milioni non si può. Un'altra cosa che forse vale la pena citare è che l'ecologia profonda è abbastanza supportata dalla fisica quantistica, dove, come avevo accennato prima, non so se si è sentito, la fisica quantistica ha introdotto la mente in tutto quello che noi studiamo, cioè in tutto quello che ci circonda c'è un fenomeno mentale, perché nell'indeterminazione l'osservazione cosiddetta è un fenomeno mentale, quindi adesso sarebbe troppo lungo dilungarsi, però supporta il fatto che tutto quello che siamo, saremo, gli animali, le piante, c'è una mente collettiva, che è anche un'estensione dell'inconscio ecologico di noi, insomma. Quindi la mente è ovunque. Ora, che la mente sia ovunque, ripeto, vado all'inizio, era un'idea molto diffusa fra gli sciamani e cioè era l'animismo. L'animismo di quasi tutte le popolazioni native, non dico tutte perché erano 5.000, quindi erano tante. Adesso io sospenderei l'esposizione del Corso Profondo per sentire se avete qualche altra domanda, se mi avete sentito. Allora, abbiamo sentito tutto perfettamente, quindi grazie mille Guido, siamo riusciti alla fine, diciamo, a trovare la quadra. Io chiedo a questo punto ai ragazzi che avevano forse qualche domanda da fare, ecco, forse Cristian, Davide o Mario, se hanno domande da fare. Beh, parto io, dai. Come dovrebbe porsi una società umana per rispettare i principi dell'ecologia profonda? Magari approfondendola un minimo proprio di come potrebbe porsi con le risorse naturali che non andrebbero più chiamate così, eccetera. Ma dovrebbe porsi, cioè i modi di porsi sarebbero tanti, però bisogna che è sempre presente di far parte di un sistema più grande. Cioè, se dovessi fare un esempio, perché non si può tornare indietro, se virgolette, direi che la maggior parte delle popolazioni native erano compatibili con il posto in cui si trovavano, cioè erano compatibili con l'organismo totale, e quindi noi dovremmo comportarci in modo da non considerare risorse e rifiuti, ma da agire solamente in modo circolare come fa la natura, non in modo circolare, in modo a cicli chiusi, diciamo.
Naturalmente però bisognerebbe studiare la cosa perché i modelli possono essere molti, purché rispettino questi principi. Cioè, non è detto che debba esserci un modello solare, direi che se ne erano 5.000 forse era meglio che se ne stavano un po' tantini. Però devono fare in modo che tutto il complesso che ci sta attorno resti inalterato, cioè in una situazione stazionaria. Se dobbiamo fare soltanto dei processi compatibili col sistema più grande di cui facciamo parte. E per farlo dobbiamo renderci conto che facciamo parte di un sistema più grande, che poi lo consideriamo anche mentale, anche spirituale, molto meglio, perché alla radice del nostro mondo, forse dobbiamo semplificare le cose, i due guai sono l'antropocentrismo innanzitutto, ma anche il materialismo, cioè noi non possiamo considerare di essere in un mondo solo materiale, perché tutti gli esempi di mondo non materiale vengono di fatto negati dal mondo ufficiale, ma ci sono. Ottimo, avrei una domanda collegata a questo, ma lascio, forse è meglio, non so, dimmi tu Christian, vuoi che approfondiamo ulteriormente quello che è emerso adesso o preferisci partire con la tua domanda? Sì, che più o meno rientra un po' nel contesto, nel senso Guido parlava anche di pratiche da intraprendere, quindi di azioni, e quindi mi chiedo quale sia per lui l'azione migliore, perché io ad esempio ho visto lui che negli ultimi anni, giustamente come tutti, ha partecipato a diversi incontri virtuali, anche con altri movimenti, come ad Ho capito bene, la esempio. domanda è cosa fare in pratica? No. Cosa fare in pratica? Però, visto che tu hai partecipato già in altri incontri virtuali, ad esempio con movimenti come Extinction Rebellion, Fridays for Future, che propongono tutti delle azioni dirette, a volte violente, a volte no, per divulgare e diffondere anche queste pratiche, tu che cosa proponi? Qual è la strada migliore secondo te? Ho la massima stima dei tre movimenti giovanili, anche perché sono gli unici tre movimenti nati dal basso, mi sembra, gli altri sono tutte palle. Sono nati dal basso, giovanili, forse Fridays for Future era già stato un po' inglobato dal sistema, temo. Però, Abbiamo anche noi quella sensazione. ecco, quello, però gli altri due, quello che mi lascia perplesso è il metodo, cioè io ho paura che sia controproducente, perché? La gente si irrita quando vede qualche cosa che ritiene o sterrare una strada oppure macchiare un vetro che poi si pulisce facilmente, però questo è facilmente attaccabile. Naturalmente un esponente di questo mi pare che era di Estinzione Rebelle, che mi aveva detto cosa altro possiamo fare, e adesso io dico la verità, io non so rispondere, perché cosa altro possono fare che non questi, diciamo, gesti non del tutto accettati, non accettati, potrebbero essere controproducenti, però nessuno ascolta uno che non fa un po' di scena. A mio avviso, però, l'unico modo che non dovrebbe dare è creare consapevolezza con conferenze, con incontri, con presenze sul web. Naturalmente il guaio è che tutto questo va a piccoli numeri di persone. E l'unico modo per diffondere qualcosa a grandi numeri purtroppo è la televisione. La televisione ha sempre respinto ogni genere di opposizione vera al sistema, cioè non accetta che qualcuno parli di questo. Ci aveva provato un pochino. Oggi è avventuroso il nostro collegamento. Guido, almeno ci offri un diversivo. Nel frattempo, intanto attiviamo anche un momento. Ah, ecco, Sì, poi. non ti sento, adesso ho collegato il telefonino. Perfetto. Ha una carica. Benissimo, dai. Allora, avevi detto che prevalentemente i metodi che tu ipotizzi sono quelli appunto della divulgazione, del parlare il più possibile per mezzo dei media, e tu dici che il media principale, il medium principale sarebbe la televisione, però ci sono anche metodi
che tu intravedi che possono essere anche più dal lato pratico, oltre che di divulgazione di parole, di insomma di discorsi che si possono fare? Discorsi sono conferenze, incontri, come più o meno si prova a fare, qualche cosa riusciamo a fare, sì, siamo un po' sparsi, però non ci vediamo sui grandi numeri, voglio dire. Partecipa a questi, sono anche interessati, spesso, ma si tratta di 30-50 persone, e quindi, però io continuerei con la divulgazione, voglio dire. D'accordo. Continuerei in questo modo, il fatto di quei sistemi, diciamo, di sbarrare le strade, mi lascio un po' perplesso, perché sento che della gente proprio si arrabbia come una belva, insomma. Certo, allora... Intanto grazie di nuovo per questa risposta, in effetti sarebbe possibile anche ampliarla ulteriormente, ma noi, come sai, questa sera volevamo insomma non allungare troppo la chiacchierata, in modo da fare insomma un qualcosa che durasse al massimo un'oretta, diciamo, e più o meno ci stiamo avvicinando al termine. Sì, quindi possiamo ancora qualche altro discorso. Sì, in realtà abbiamo calcolato, se non andiamo errati, dovendo rimanere fedeli all'ora che ci eravamo prefissati, siamo a 35 minuti, perché quindi abbiamo ancora un quarto d'ora. Siamo partiti molto in ritardo con tutti i problemi. C'è un'altra cosa, ecco, però voglio dire un'altra cosa che bisognerebbe diffondere di più, anche se è abbastanza nota, che in fondo la civiltà industriale, il progresso, l'Occidente, queste cose che si autovanta di un mucchio di cose, di avere fatto fuori primitivi e robe del genere, ha il primato degli psicofarmaci, ha il primato dei suicidi, ha il primato del consumo di droghe, eccetera. Cioè, se lo dicessero, forse non sarebbe male. Cosa dici? Assolutamente sì, altro che. Quindi tu dici, cioè, proprio questi ragazzi... Quando le statistiche dell'aumento del... Dovrebbero mettere vicino anche l'aumento del psicofarmaci e dei suicidi. Eh sì, ma come diceva il buon John Fitzgerald Kennedy, tutto fa girare l'economia, no? In questo tipo di economia... è quello che accresce il PIL, qualsiasi cosa accresce il PIL. Sì, appunto, quindi la prima cosa da fare innanzitutto sarebbe abolire quell'indicatore, basta, quell'indicatore lì è dannato. Anzi, perché... era Robert Kennedy. Sì, scusami. Sì, Robert Kennedy ha fatto un discorso all'Università del Kansas, e poi io, che sono sospettoso, mi è venuto, sono andato a vedere le date, dopo 3 mesi l'hanno ammazzato. Ecco qua. E quindi non so se è stato per quello, può darsi di no, non ho la competenza per dire. Però è un po' sospetto, infatti ha fatto un discorso dicendo che il PIL misura tutte le sofferenze del mondo, e dopo 3 mesi l'hanno ammazzato. È così. sì, è un po' sospetto. Ma... è un po' sospetto. Ecco, mi risulta che c'è stato un unico, diciamo, piccolo potere che ha rinnegato il PIL. No, il Bhutan. È in uno stato al centro dell'Asia, dove non c'è nessun genere di ricchezza, tra virgolette ricchezza, perché stanno benissimo, è il Bhutan. Il re del Bhutan una ventina di anni fa ha detto che invece del PIL lui voleva adottare il Gross National Happiness, insomma, il GNH, che doveva misurare anche il benessere, la felicità, la serenità mentale, il benessere degli ecosistemi e il suo complesso. Naturalmente il Putin può dire queste cose. Ecco, no, dicevo che nello stato del Putin il re si chiamava Vanciucca, aveva provato ad abolire, però è chiaro che è un piccolo stato di montagna, che sono 800.000 in tutto, e mi pare che stanno benissimo, anche se il prodotto interno non ufficiale, quello delle classifiche mondiali, è 150esimo. Però nessuno ne parla, perché chiaramente è un paese lontano, un paese di ispirazione buddista, nel cuore dell'Asia. Però qualche prova, qualche discorso contro il PIL io alla televisione non ho mai sentito. Eh sì, e loro giustamente citavi il PIL, quello la felicità che... interna lorda, che poi è il Gross National Happiness, che loro, essendo dei ex inglese, lo chiamano così. Che è però qualcosa di meraviglioso, e che di fatto in alcuni canali alternativi se ne è parlato, e come, ma giustamente parliamo sempre di quelli, no? Dei canali alternativi.
Sì, parliamo di questi piccoli gruppi che poi in realtà siamo in tanti, ma non sono mai uguali uno all'altro, però tutto ciò che diciamo è contro il sistema e all'altere che potrebbe entrare nell'ecologia profonda dovrebbe essere benvenuto tutto sommato, perché è talmente potente l'idea economicista che chiunque ci va contro va bene, insomma, perché non siamo tutti d'accordo, insomma. Secondo me dovrebbe ascoltare tutti, perché numericamente io ho paura che siamo abbastanza in pochi, anche se recentemente, negli ultimi 20 anni, si sono iniziate delle piccole attività agricole di gente che si è ritirata dalla città e vive in piccole comunità, ce ne sono, Ecco, questa tu la indichi come quindi una via, una possibile via per, diciamo, un momento di transizione verso un mondo che va verso la crescita infinita e un altro che invece ricerca un contatto con la natura più... Ricerca un contatto con la natura, perché come si dovrebbe, diciamo, dopo il transitorio, dopo quello che vuoi, bisognerebbe vivere in comunità senza confini precisi, come erano le... senza fare paragoni esatti, ma insomma, come erano le popolazioni native e i confini dello Stato, è un portato dell'Occidente in fondo, di tutti gli Stati divisi in quel modo con i confini che poi causano le guerre, causano altre cose. Tra l'altro mi risulta che su 5.000 culture umane 100 non hanno mai fatto una guerra in vita loro, sono poche, 2%, però vuol dire che si può vivere anche senza guerre. E all'interno di queste culture, quasi scomparsi ormai, non esisteva la competizione. Quindi non è vero che la competizione sia assolutamente intoccabile, che sia propria. Non dico che non esista in tutta l'umanità, però non è quella cosa così importante, è un dettaglio che si potrebbe anche eliminare, insomma. Quindi anche quello, però la televisione, tanto per dire, il mezzo di informazione massa, parla sempre di competizione, in continuazione. Competizione economica, competizione di chi arriva prima, chi arriva secondo, terzo, quarto, eccetera. E quindi purtroppo sì. Io ti volevo, mi volevo ricollegare, però senza interromperti, nel senso, se volevi concludere questa parte. Sì, cioè l'ecologia profonda è una visione del mondo che comprende altre visioni, magari, che però potrebbe essere, diciamo, il compendio di molte cose che vanno un po' contro ai fondamenti antropocentrismo e materialismo del nostro mondo. Il nostro mondo è fallito sostanzialmente, è questo che bisognerebbe rendere conto. Quindi potrebbe essere un qualche cosa in cui radunare pensieri anche un po' diversi, che però hanno, si vedono come base la spiritualità della natura e il valore in sé di tutte le entità naturali. Certo, uno vede questo valore in sé, non vuol dire che poi non fa più niente, però non le prende come risorse, come qualcosa in funzione umana, perché noi siamo una parte di questo. E noi siamo, una volta che sappiamo bene che siamo una parte, tra l'altro non si può dividere parte, detto in modo un po' meccanico, però una volta che ne siamo convinti è chiaro che non possiamo distruggere l'organismo a cui apparteniamo, se no ci comportiamo come nel cielo del canto. Grazie, Guido. Adesso uno dei problemi più grossi è che però siamo in 8 miliardi. Negli anni 70, quando si è cominciato, poi si è smesso di parlare di questo, eravamo la metà. Sì, è anche vero che con un sistema come quello che dici tu, se vivessimo appunto nel rispetto totale degli altri esseri viventi, non sarebbe un problema il numero. Il numero diventa un problema con questo sistema qui, che ovviamente tende a distruggere tutto quello che è intorno a sé, e se moltiplichiamo questo genere di persone che fanno questo genere di attività, ovviamente, come dire, l'esperienza dell'uomo sulla Terra terminerà prima, e questo è evidente. Quindi diciamo che continuiamo a parlare proprio di sistemi opposti, quelli che dovrebbero in qualche modo ecco, guidare l'uomo sulla Terra. Quindi se anche fossimo 8 miliardi di persone, ce ne sarebbe a profusione in realtà di sia di, chiamiamole, risorse. Se ce ne sarebbe, non lo so, però non possiamo, diciamo, togliere lo spazio vitale a tutti gli altri esseri. Certamente, certamente, sempre nel, esatto, dinamico. Ma sempre in equilibrio dinamico. Proprio tornando invece a quello che stavi dicendo tu, vorrei ricollegarmi ad una roba che hai appena accennato, che è
l'economia circolare, ti sei corretto, hai detto i cicli chiusi legati alla natura. Ecco, quale differenza intravedi tu o vuoi sottolineare tra l'economia circolare e i cicli chiusi della natura, per favore? Sì, no, semplicemente che i cicli chiusi della natura sono molto più piccoli, fra virgolette. L'economia circolare tende a essere un qualche cosa che fa un giro amplissimo, ma in realtà non è circolare del tutto, per quelli che ho sentito io, perché durante i suoi processi va a prelevare comunque qualcosa che non restituisce integralmente, quindi c'è una differenza, diciamo, quantitativa, se così vogliamo, cioè non è realizzabile in toto, insomma. Ok, mentre i cicli chiusi della natura, fai un esempio di ciclo chiuso, per favore, così almeno tutti quelli ascolteranno. La respirazione e la fotosintesi, che mantiene l'atmosfera terrestre a livelli di CO2, di O2 e di altri componenti praticamente costanti da milioni di anni. A dire la verità, proprio a rigore, non è proprio che sia completamente stazionaria o che siano cicli, perché però i tempi sono 10-11 volte più lunghi, grosso modo, è arrotondato. Cioè, per trovare una variazione nelle quantità di energia carbonica nell'atmosfera bisogna andare indietro di 2, 3, 4 e forse anche di più, non lo sappiamo, milioni di anni, mentre noi l'abbiamo alterata in 60 anni. Cioè, i cicli chiusi della natura sono cicli veramente chiusi su tempi ragionevolmente nostri, su tempi lunghissimi. È chiaro che anche la natura ha delle variazioni che non si... per esempio, non so, una specie resiste in media 5 milioni di anni. Adesso noi siamo qui da 300.000 anni, adesso anche se vogliamo andare un po' indietro anche un milione di anni, però è chiaro che se non stiamo su 5 milioni di anni come le altre specie, siamo più fessacchiotti degli altri, insomma. Scusa. Ecco, per dirla così. Tanto per dirla molto terra, sì, terra, per carità. Sì, per quindi, regalarci però un sorriso questa sera, diciamo che... Però c'è da dire che quando si dice l'uomo, 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 in realtà è l'uomo occidentale, perché ci sono state altre culture umane che, per esempio, non so, i boscemi, tanto per dire, gli ultimi considerati più primitivi, erano lì da 50-60 mila anni, e se non arrivava l'uomo bianco sarebbero ancora dei tranquilli nei Calari. Voglio dire, non è l'umanità, anche se ha invaso il mondo. E ha invaso il mondo in che modo? Con l'economia. L'economia è veramente dannata, bisogna avere un parlante più, come dice la Tusha. Sì, esatto. Intanto invito magari anche a scrivere le domande in chat alle persone presenti, perché noi ci avviamo verso la fine. Come sentirai dal timer, abbiamo esaurito il tempo. Sì, d'accordo. Quindi io direi che abbiamo abbastanza concluso, insomma, adesso col tempo a disposizione non era molto, però abbiamo il fatto pratico potrebbe essere quello di continuare quello che si tenta di fare, cioè conferenze, diffusione, consapevolezza. Se uno riuscisse a pigliare 5 minuti in televisione, ma per me è molto difficile, non lo so. E continuare con la diffusione per rendere consapevoli il maggior numero di persone possibile. Questo me la vedo. I movimenti giovanili sono anche utili, però con i loro metodi che hanno mi lasciano un po' dubbiosi, francamente, si possono essere controproducenti. Con questo direi che abbiamo concluso. Ti invito a chiudere anche con un'esortazione o un pensiero positivo su qualcosa, insomma, che sta succedendo secondo te, che può essere qualcosa di positivo e di costruttivo, ecco, o che possiamo avviare. Di positivo e di costruttivo sono che i siti, i discorsi, le associazioni così che riguardano queste materie sono dal 2000 in poi in forte aumento, sono ancora pochissime, però rispetto a prima sono anche 10 volte tanto, e questo è qualcosa di positivo. Qualcosa di costruttivo, qualcuno addirittura lascia il lavoro della città per andare a ritirarsi in piccole comunità. Ne conosco qualcuno, sono pochi, ma però prima non c'erano. E quindi un piccolo nascente risveglio c'è, che poi seguono la legge esponenziale, aumenta improvvisamente, è la speranza che diamo.
Magnifico, d'accordo. Allora noi ti ringraziamo infinitamente, anche se purtroppo questa sera magari non tutti sono riusciti a seguirci con facilità, poi magari ci toccherà fare qualche piccolo taglio perché stasera appunto abbiamo avuto vari problemi tecnici, ma io credo che il grosso di quello che è la tua esperienza e di ciò che significa l'ecologia profonda in qualche modo l'abbiamo riportato questa sera, l'hai riportato e ti ringraziamo tantissimo per la tua presenza. Ci mancavi, Guido. Era un po' che... figurati, ti ringrazio Veronica, mi dispiace di tutti questi sguidi tecnici che io francamente non riesco a capire perché avvengono. Non ti preoccupare, a volte capita e soprattutto continuiamo a mantenerci in contatto e speriamo insomma di vederci presto anche di persona e chiudiamo qui la registrazione. Ti ringraziamo infinitamente per la tua presenza stasera. Chiudiamo la registrazione. Grazie a te e ti riporto il grazie anche da parte di tutti i partecipanti di questa sera. Grazie a voi, a tutti. Mi ha fatto piacere, vi saluto. Ciao Guido. Ciao.